Di recente ha parlato Cristiano Giuntoli del futuro di un calciatore della Juventus e molti hanno visto in queste parole come una sorta di annuncio di una imminente cessione. Scopriamo tutto il dettaglio perché c'è una novità molto interessante di cui parlare, perché dobbiamo assolutamente analizzare questa situazione. Oggi qui su FCM News Sport, come sempre vi ricordo, essere uno dei pochi canali sulla piattaforma, essere totalmente gratuito. Se ti va, iscrivetevi al canale, è gratuito e non vi costa letteralmente nulla. Andiamo alle parole di Giuntoli, che ha parlato di una serie di calciatori e soprattutto si è soffermato su un calciatore di cui dobbiamo parlare, perché ci sono le novità interessanti da questo punto di vista. Perché ha parlato di giocatori in prestito, ha parlato nel pre-partita di Juve Genoa di una serie di giocatori interessanti che potrebbero risultare molto interessanti in ottica cessioni, anche in ottica mercato, ma io, a mio avviso, ritengo che possano essere interessanti anche in ottica permanenza. Perché ha detto: siamo contenti di Sulè, di Parranecea, di Kai Jorge, ma anche di Arthur, di come stanno facendo. Le valutazioni però si faranno a fine anno. Sulè è molto chiacchierato, sta facendo molto bene, vedremo le esigenze sue e del suo entourage. Quando si parla di esigenze sue e del suo entourage, è chiaro che sia a me, ma anche a molti altri, devo dire, queste parole hanno fatto pensare un po' al vabbè, ci sta guardando già intorno. Non è un caso se quando si parla di Sulè non si parla mai di un ritorno alla Juventus, ma si parla spesso di un metterlo sul mercato per fare soldi, oppure metterlo in trattative, vedasi quella di Koopmeiners con l'Atalanta, per poter abbassare il prezzo di certi giocatori che senza un suo inserimento sarebbero inarrivabili. Ecco, Sulè è un calciatore che sta facendo bene, abbiamo raccontato, ha fatto 10 gol, una serie di assist interessanti, una stagione al Frosinone dove c'è stata una prima parte molto interessante, la seconda parte un pochino meno, ma in tendenza un po' con quello che è l'andamento del Frosinone, che è crollato in classifica e che oggi lotta per la retrocessione, cosa che fino a 10 giorni fa era impossibile, sembrava impossibile. E però proprio in virtù di questa stagione interessante si sta pensando a una cessione. Io continuo a credere che la cessione, punto primo, non sia così scontata, punto secondo dipenda da diversi fattori. Partiamo dal primo, le offerte. Che offerte arrivano per Sulè? Qualche settimana fa mi ho fatto una chiacchierata qui su FCM News Sport con Kinoshi, che è appunto un canale, l'angolo di Kinoshi qui sulla piattaforma, e abbiamo affrontato questa tematica, cioè, che tra l'altro saluto e vi invito anche a iscrivervi al suo canale, abbiamo affrontato proprio questa tematica, cioè perché Sulè, che fa facendo questa stagione qui, vale soltanto 30 milioni a fronte di altri calciatori che invece fanno mezza stagione positiva e già ne valgono 50. Cioè, perché quelli dell'Atalanta, perché Højlund dopo una stagione all'Atalanta con 9 gol, che per un attaccante erano pochi, ne vale 70? Perché Koopmeiners dopo queste stagioni ne vale 60? E compagnia cantante, potremmo fare tanti esempi di giocatori che hanno fatto meno rispetto a quanto ha fatto Sulè, e mi verrebbe a dire anche all'estero. Guardate i giocatori in Premier League, fanno una stagione buona e già valgono 100 milioni, e lì i soldi girano, eh? E quando uno viene comprato a soli 30 milioni sembra quasi un affare. Ecco, perché Sulè, che ha 22 anni, ha fatto questa stagione qui, è argentino, è nel giro della nazionale argentina, vale soltanto 30 milioni? Che, per carità, dire solo 30 milioni sembra una roba un po' così, però diciamoci la verità, potrebbe anche valere molto di più. Cioè, facciamo un altro esempio. Se la Juventus fosse interessata a Sulè, perché Sulè è un giocatore dell'Atalanta, quanto avrebbero chiesto alla Juventus? Secondo me non 30 milioni, avrebbero chiesto molto di più. Se Sulè giocasse all'Atalanta e fosse di proprietà dell'Atalanta, la Juventus andasse da Sulè a chiedere, o meglio l'Atalanta a chiedere Sulè, secondo me almeno 50 milioni risparmierebbero. Ecco, con questo cosa voglio dire? Che bisogna alzare un po' i prezzi. Cioè, vendere certi giovani si può fare, ma secondo me devi venderli al prezzo giusto, perché a 30 milioni Sulè va tenuto, cioè queste cifre va tenuto, ma anche a 40, ma non perché sia, è chiaro che oggi è difficile dire no a 40 milioni di euro per la Juventus, me ne rendo conto, però d'altro canto non è neanche facile, cioè non è neanche giusto regalarli i giocatori in questo modo. Io vi dico la verità, io Sulè lo terrei. Continuo a credere che la Juventus tra Sulè e Yıldız e Vlahović potrebbe avere veramente l'attacco del futuro. È un tridente già ben formato per il futuro. Paradossalmente io vi dico la verità, mi intrigherebbe più una cessione di Chiesa rispetto a quella di Sulè. Perché Chiesa è un giocatore che io credo che
abbia ancora tanto da dare, che vada messo nel suo ruolo, e se messo nel suo ruolo può fare ancora tanto. Ma se devo venderne uno, in questo momento punterei sulla cessione di Chiesa, perché su Lee ancora ho il dubbio di cosa ci può dare, ecco. Cioè, paradossalmente su Leo come la percezione che se dovesse andare via, potrebbe poi rimanerti la mano in bocca alla serie, ecco, mi sono perso questo calciatore. Mentre con Chiesa abbiamo visto quello che è, che negli anni di Allegri è un vero peccato. Prima abbiamo visto che il giocatore era importante, era. Però io credo che al di là di tutto, piuttosto che vendere, perché non si pensa mai a Sulè vale 35, di fronte a un'offerta la cediamo. Ma perché invece non si punta a fare delle operazioni mirate con dei giocatori che valgono meno, ma valorizzarli un po' di più? Ad esempio, facciamo un esempio banale. Si parla di Caio Jorg, che ha una valutazione di 10 milioni. Si parla di Panacea, che ha una valutazione di 12-13 milioni. Si parla di Miretti. Ecco, io, piuttosto che vendere il solo Sulè, venderei questi tre, cercherei di aumentare il prezzo, ma diciamo in conformità con quelle che sono le linee guida del mercato, e punterei a vendere questi piuttosto che vendere Caio, piuttosto che vendere appunto Sulè. Oppure facciamo un altro esempio: Locatelli è un giocatore che sta facendo male, ma nel mercato attuale, secondo me, se tu vendi anche soltanto ricordiamoci che in Premier League l'Arsenal è pronto a mettere sul piatto 40 milioni per prendere Locatelli nell'anno dell'Europeo. Ora Locatelli secondo me ha subito un'involuzione, però continua a essere un giocatore della Juventus, quindi già soltanto questo ti dovrebbe in teoria dare valore, punto primo, ed è un giocatore della nazionale. Secondo me, se lo metti sul mercato, nel mercato inglese, lo stesso che ti valuta Alcaraz, che giocava in Serie B inglese, 50 milioni, Locatelli secondo me almeno un 25 milioni te li porta. Ecco, io tra vendere Sulè a 35 e vendere Locatelli a 25, perché non vendere Locatelli a 25? Cioè, perché questa ostinazione nel tenere giocatori normali come Locatelli e invece di fronte a certe cifre che non sono altissime Sulè a occhi chiusi lo si vende? Sono delle situazioni che vanno analizzate bene. Però la Juventus non si deve fare ingolosire dalla prima offerta perché è una situazione economica disastrata. A parte perché secondo me tra gli investimenti di Exor, tra quello che è la situazione legata al rientro in Champions League, il mondiale per club e tutto quello che volete, la Juventus non è più in una situazione disastrata come lo era prima. Taglierà altri ingaggi importanti, vedasi Alessandro, vedasi altri giocatori che potrebbero andare via. E quindi oggi la Juventus di fronte a 30 milioni non deve dire no, sì, te lo diamo subito che sono 30 milioni. Piuttosto devi cercare di vendere quelli che ti hanno dimostrato di non essere da Juve. Locatelli ha dimostrato di non essere da Juve. Moise Kean ha dimostrato di non essere da Juve. E quindi l'hai pagato 38, almeno 20 li devi riprendere. E devi puntare a cedere quello di giocatore, non Sulè. È chiaro che oggi dici, ma chi ti dà 20 milioni per Ken? L'Atletico Madrid se lo stava per prendere in prestito. Ma è l'Atletico Madrid. Secondo me qualche altra squadra, 20 milioni, anche soltanto 15, te li dà per Ken. Ma devi prima liberarti di questi giocatori prima di vendere Sulè. Sono un po' gli errori che la Juventus ha fatto in passato. E Juventus ha venduto fior fior di giocatori, da Cancelo a Emre Can a Dybala, poi siamo arrivati alle cessioni di tanti altri giocatori importanti. Lo stesso Zaccaria secondo me era un giocatore importante, però comunque l'hai dato subito, ecco, l'hai dato via. Invece però per anni hai giocato con gli Alessandro, con i De Sciglio, con i Bonucci che era a fine carriera, con Cuadrado che era a fine carriera, hai tenuto con Ken, con Milik, però poi hai dato via allegramente i Morata, i Dybala, i Kulusevski, perché così erano giocatori che... Ecco, secondo me bisognerebbe ragionare un po' meglio, soprattutto per i giovani, perché Sulè è giovane, non è un ragazzo di 28 anni, 29 anni che tu dici... Sulè è giovane, perché dare a cuor leggero via lui e non pensare a una cessione dei Locatelli, dei De Sciglio, dei Rugani? Ma andando avanti potrei parlare di Milik, potrei parlare di Ken, potrei parlare a centrocampo dei Miretti. Sono tanti i giocatori che Juventus prima deve vendere, prima di pensare a Sulè, alla cessione di Sulè. Quindi dico, occhio. Okay. Calma con la cessione di Sulè, perché io sono convinto che Sulè la Juventus possa fare bene nel suo ruolo, con un allenatore che lo valorizza nel suo ruolo, non come quinto di centrocampo come lo utilizzava Max Allegri.